Benvenuti o bentrovati sulle orme degli animali. In questo video impareremo a riconoscere le donnole e gli ermellini e inoltre scopriremo come vivono. L'ermellino e la donnola sono entrambi appartenenti alla famiglia dei mustelidi, così come le puzzole, le martore, le faine e così via. Il nome della donnola deriva da domnula, che in latino tardo significa signorina. Invece, il nome comune dell'ermellino deriva dalla parola latina armenius, cioè proveniente dall'Armenia. Entrambi sono diffusi in Europa, Asia e Nord America. E mentre la donnola si può trovare anche in piccole porzioni del Nord Africa, il territorio dell'ermellino si mantiene più a settentrione, dove occupa sia zone temperate che territori artici, raggiungendo i 3.500 metri di quota. La donnola, invece, vive ad altitudini varie. Il suo areale parte infatti dal livello del mare a salire fino ai 2.000 metri di altezza. E infatti in Italia è molto più comune rispetto all'ermellino, il cui territorio è ristretto invece alle Alpi e agli Appennini. Nel complesso amano abitare in ambienti che offrono loro dei rifugi tra gli arbusti e le rocce, di conseguenza vivono principalmente nei sottoboschi e nelle pietraie. La loro presenza in un determinato territorio dipende da quanti roditori ci sono, poiché essi costituiscono la parte più rilevante della loro dieta, mentre la restante è occupata da uccelli, rettili e anfibi. Essi quindi sono carnivori e, a dispetto delle loro sembianze delicate, sono anche molto feroci. Infatti, riescono ad uccidere anche animali molto più grandi di loro, come ad esempio le lepri. Per individuare le loro prede utilizzano l'olfatto e una volta trovate si avvicinano con prudenza e infine con un balzo fulmineo le afferrano alla nuca abbattendole al distante. Viste tali prodezze, l'ermellino venne introdotto in Nuova Zelanda per contrastare la proliferazione dei conigli, ma la cosa si è rivelata negativa, visto che mangia voracemente anche le uova degli uccelli. La donnola è invece protagonista di una leggenda, in cui si narrava che fosse in grado di uccidere il basilisco, ovvero il temibile animale leggendario, in grado di pietrificare con un solo sguardo diretto negli occhi. Entrambi sono attivi sia di giorno che di notte, ed è possibile vederli nonostante il loro carattere prudente che li porta a nascondersi quando avvertono un pericolo. Infatti, poiché sono anche molto curiosi, ricompaiono all'improvviso per monitorare le mosse dell'intruso. Ma veniamo a come distinguerli, visto che le due specie si somigliano molto. Hanno il corpo cilindrico e allungato, le zampe corte, le unghie aguzze e le orecchie grandi. In entrambi i casi, i maschi sono più grandi delle femmine. Per la donnola la lunghezza massima del corpo però è di 25-26 cm, mentre l'ermellino può raggiungere 32 cm. Per quanto riguarda il colore del manto, durante la stagione estiva presentano la parte dorsale bruno-rossastra o color cannella e quella ventrale bianca. Invece in inverno, quando si trovano in aree di alta montagna, diventano bianchi e in particolare l'ermellino si veste di un bianco candido. Dunque, dovendo trovare una caratteristica che ci permetta di distinguerle in maniera più precisa, ci dobbiamo focalizzare sulla coda e più precisamente sulla sua estremità. Infatti, la parte finale della coda dell'ermellino è di colore nero, a prescindere che sia inverno o estate, mentre nella donnola è un tutt'uno con il resto del corpo. Anche la coda nella donnola è più piccola, con i suoi 4 cm, invece quella dell'ermellino va dagli 8 ai 12 cm. Questi animali si muovono a balzi, lasciando le impronte delle zampe posteriori davanti a quelle delle zampe anteriori, mentre i loro escrementi sono lunghi circa 3-4 cm. Maschi e femmine vivono separati, eccetto che nel periodo degli amori che si verifica in primavera,
oppure anche in estate se le condizioni sono favorevoli. Nel caso della donnola, la gestazione dura dai 34 ai 37 giorni e nascono dai 3 ai 7 piccoli. Invece, nell'ermellino, dura 2 mesi per quanto riguarda la prima, quella che si verifica in primavera, mentre la seconda si protrae fino agli 8-12 mesi, in modo che i piccoli possano nascere con condizioni climatiche ottimali. Affinché questo possa essere possibile, l'ovocita si sviluppa solo per i primi 14 giorni, dopodiché si ferma per diversi mesi e solo dopo che è passato il lungo periodo di quiescenza l'embrione si impianta nell'utero e allora continua a crescere normalmente. Generalmente le tane prescelte dagli ermellini sono delle cavità naturali del terreno oppure le fessure tra le rocce, mentre le donnole spesso riutilizzano le ex tane dai roditori, riadattandole con l'aggiunta di erbe e foglie. Sia nell'uno che nell'altro caso, prima del parto, le mamme portano delle riserve alimentari all'interno delle tane. Mentre, per quanto riguarda i piccoli, alla nascita pesano pochissimi grammi, non ci vedono e sono completamente privi di peli. Da adulti invece presentano una pelliccia soffice e in particolare quella di ermellino nella versione bianca veniva molto ricercata, a tal punto da far divenire l'animale un simbolo di regalità e nobiltà. Grazie per la visione. Se trovate questo genere di video interessante, potete cliccare sul pulsante iscriviti e rimanere sulle orme degli animali. Inoltre, se vorreste conoscere qualche animale in particolare, potete lasciarlo scritto nei commenti. Un saluto e a presto!